Benvenute e benvenuti a questo nuovo incontro di Extrema Ratio, il ciclo di seminari e conferenze online dell'Università di Siena. Questo nuovo incontro di Extrema Ratio è nuovo in senso enfatico per almeno due ragioni. Perché si tiene in collaborazione con gli amici di CABLAS, un'iniziativa analoga organizzata dall'Università di Napoli Federico II, ed è nuovo perché Extrema Ratio presenta volume di una collana che porta il nome del nostro ciclo di incontri. Si chiama infatti Extrema Ratio, è curata da Federico Bertoni, Francesco De Cristofaro, Daniele Giglioli, Donata Meneghelli, Simona Micali, Franco Moretti, Pierluigi Pellini e da me, ed esce per Nottetempo, un editore coraggioso e lungimirante. Extrema Ratio pubblica libri di letterature comparate e teoria della letteratura, una disciplina o un insieme di discipline che negli ultimi anni ha sofferto una crisi di visibilità profonda, pur continuando a produrre opere notevolissime che avrebbero meritato e meritano una circolazione più ampia. La collana Extrema Ratio nasce per offrire questa visibilità, nella convinzione che la letteratura comparata e la teoria letteraria possano e debbano ancora dire una parola decisiva nei dibattiti culturali e politici presente. Extrema Ratio, la collana Extrema Ratio, nasce dalla convinzione che la critica e la teoria siano ancora una lettura indispensabile per ogni persona colta. La collana si articola su molti livelli, ripropone alcuni dei più importanti saggi di teoria e critica usciti nel Novecento, li ripropone in una nuova veste e con nuove introduzioni, si propone di tradurre alcuni dei saggi più rilevanti usciti negli ultimi decenni, di pubblicare saggi inediti scritti da grandi figure della critica contemporanea, come il caso del libro che presentiamo stasera, ma anche opere di giovani studiose e studiosi. I primi due volumi di Extrema Ratio sono Falso Movimento di Franco Moretti, di cui parleremo stasera, e Letteratura Mondiale e Metodo, il libro che raccoglie gli scritti teorici di Erich Auerbach e che uscirà a marzo con una mia introduzione. Seguiranno poi nei prossimi mesi altri di cui parleremo a suo tempo per non rovinarvi la sorpresa. Presento rapidamente gli ospiti di stasera. Franco Moretti è autore di libri sui quali molti di noi hanno studiato e che abbiamo profondamente ammirato, dal romanzo di formazione a Opere Mondo, da Atlante della letteratura europea a Il Borghese. È anche uno di coloro che hanno tentato, con impegno e serietà, di sperimentare la possibilità di uno studio quantitativo della storia letteraria. Falso Movimento è un bilancio di questa esperienza. Ne discuteranno con lui Gabriele Pedullà, scrittore e saggista, che insegna a Roma Tre e che, tra le altre cose, ha curato con Sergio Luzzatto un Atlante della letteratura italiana che è stato molto discusso una decina di anni fa e che ha dei punti di contatto, col libro di cui si parla stasera. Discuterà anche Emanuela Carbè, che lei, scrittrice e saggista, ricercatrice Città di Siena, studiosa di informatica digitale. Ho presentato i nostri interlocutori nell'ordine in cui interverranno. Lascio la parola a Gabriele Pedullà, dopo interverrà Franco Moretti per una prima risposta, poi prenderà la parola Emanuela Carbè, poi ci sarà una nuova risposta di Franco Moretti, poi si aprirà un dibattito più libero nel quale tutte e tutti potrete intervenire. Lascio la parola a Gabriele. Grazie per la presentazione di questo invito. Sono molto felice di aver avuto l'occasione di leggere subito, anzi in anteprima, il libro di Franco, e che tocca questioni che mi stanno assai a cuore. Devo dire che appunto, ho letto Falso Movimento con gusto e con profitto. Un testo di questi lo avevo già letto, di un altro l'ho sentito parlare Franco una volta a Roma 3 mentre lo stava scrivendo, insomma, nelle risposte agli studenti ce l'aveva di fatto raccontato, però leggendoli tutti assieme trovo nuovo l'effetto complessivo e anche devo dire un po' sorprendente perché come dire, la crescente disaffezione per alcuni degli esiti
delle Digital Humanities da parte di Franco mi era nota, ma qui a tratti il bilancio sembra prendere le dimensioni di una palinodia, naturalmente a tratti. Alcune critiche sono davvero devastanti ed è da lì forse che vorrei partire anche per coloro che non avessero ancora letto il libro. Ne nomino tre. La prima, una tendenza al contenutismo di molti degli studi che si fanno nelle Digital Humanities, semplici ricerche di parole in corpora testuali vastissimi. Che come dire, dovrebbero individuare ciò di cui si parla, l'emergere delle questioni in un particolare momento, in un tipo particolare di testi, o semplicemente in tutti i testi disponibili, attraverso, una vasta, banca dati. Dove appunto sono i temi, anche i temi, le singole parole ad avere la priorità su tutto il resto. Un aneddoto recente, in aggiunta ai suoi, leggevo l'altro giorno di un libro sulla crisi dei valori morali americani, perché sono scomparse parole dagli usi comuni, non so, come generosity. E il recensore, un linguista, faceva notare che semplicemente nell'inglese corrente generosity è stato semplicemente soppiantato dal più comune giving back. Ecco, era pericolosissimo quando si va alla ricerca di singole parole che dovrebbero illuminarci, in questo caso addirittura i sentimenti più profondi di una nazione. Rischio delle Digital Humanities, quello che io chiamerei l'irenismo, fa notare molto bene nel suo libro Franco come uno degli elementi fondamentali del modo in cui veniva raccontata la storia letteraria nel XIX e nel XX secolo, cioè lo scontro tra posizioni estetiche, tra scelte politiche, viene sostituito invece sempre più spesso dal trend, c'è cioè una linea, una tendenza. Di cui non si vedono i punti, i momenti di conflitto, ma in qualche modo un inevitabile andare da un certo momento in poi in una particolare direzione. Come se le Digital Humanities, da questo punto di vista, fossero diventate l'incarnazione del cosiddetto TINA, There is no alternative, come diceva la Thatcher. A un certo punto c'è una sorta di direzione della storia, è quella, e questa direzione va al di là di quelli che possono essere le scelte conflittuali. Dei singoli autori e dei singoli protagonisti di questa storia. Insomma, diciamo, se c'è un teleologismo, forse il teleologismo non c'è, ma se c'è una direzione che assumono queste narrazioni, certo non è la narrazione per scontri della tradizione hegeliana, è una tradizione di punti medi, immediatamente conciliati. Poi forse quello che potrebbe essere il rimprovero maggiore alle Digital Humanities, una sorta di produttivismo. Ogni ricerca produce dei risultati, poco importa se sono rilevanti, se dicono veramente qualcosa, e per questo la ricerca merita di essere stampata. Ecco, in un sistema universitario dove si parla di prodotti della ricerca, si direbbe che questo modo di utilizzare le Digital Humanities, come dire, corrisponde perfettamente a una direzione esclusivamente accumulativa di ciò che si scrive e che si produce nelle università. Ho tanti difetti, ma non quello di essere un heideggeriano. Se lo fossi, ecco, devo dire che sarei tentato di indicare in questa produzione scriteriata e dissennata, che non riguarda solo le Digital Humanities, forse l'esempio migliore della vocazione nichilista dell'Occidente. Ecco, rispetto a queste critiche, su qualche punto sarei pronto addirittura a rincarare la dose. Sono stato molto colpito quando lessi, poco dopo che era stato pubblicato, un saggio del 2016 di una storica, una ibero-americanista che si chiama Lara Putnam, sull'impatto delle Digital Humanities sulla ricerca storica statunitense e che è apparso sulla American Historical Review.
Ed è un articolo, come dire, piuttosto clamoroso perché mostra gli effetti di decontestualizzazione di quello che si cerca, le finte connessioni che vengono a stabilirsi tra cose che non sono collegate tra di loro, il rischio di ridurre la storia a quello che si è depositato nelle banche dati. Però la mia posizione oggi sarà invece quella di forse difendere un pochettino di più le digital humanities rispetto a qualche affondo di Franco. Ecco, qualche volta non bisogna dare del tutto retta agli innamorati delusi e mi scopro meno severo di Franco con questa esperienza. Anzi, ho cercato, devo dire, di comprendere perché sono meno severo di lui. Uno dei motivi probabilmente è che parecchie delle cose, comprese quelle che elenca lui, mi piacciono e anche molto, non so, per esempio, tra quelle che vengono raccontate nel libro, mostrate nel libro, l'analisi del rapporto tra dialogo e narrazione nel romanzo ottocentesco. Ecco, quello mi sembra, come dire, un ottimo punto e un diagramma molto, molto ben riuscito. Devo dire che mi piacciono particolarmente le cose che ha fatto lo stesso Franco e che in questi anni ogni tanto seguivo andandomi a scaricare i PDF del Literary Lab, lo studio della tragedia attraverso le reti, lo studio della durata media dell'inquadratura, il ruolo dei flashback e dei flash forward nei film noir, il saggio, devo dire, magnifico sul pathos formel. Ecco, probabilmente la mia risposta però è che sono meno deluso perché le mie aspettative erano sicuramente più basse rispetto al modo in cui almeno Franco le presenta, e questo mi ha un po' sorpreso anche nel suo libro. In qualche modo, alla base dell'insoddisfazione di Franco, riconosco un dualismo che forse non è raro nella riflessione novecentesca sulla letteratura. È quello che, in mancanza di meglio, potrei chiamare una sorta di tensione tra la teoria come visione generale e la teoria come metodo, due cose che si sovrappongono ma che non si identificano. La visione generale può essere accettata, può essere rifiutata, corretta, integrata, cioè ripresa nelle forme più diverse, dagli altri. Si tratta però di un concetto in qualche modo firmato, che rimanda a un particolare autore. Qui mi rendo conto che sono un po' delesiano nel modo in cui parlo della costruzione dei concetti. Il metodo invece nasce immediatamente per essere riproposto. Funziona, è replicabile, anzi, per funzionare, per dimostrare che funziona, deve essere replicato. Chi propone un metodo in qualche modo insiste sull'elemento egualitario della ricerca. Bisogna studiare prima, su questo non c'è dubbio, ma quando un metodo si apprende, poi tutti se ne possono servire. E in qualche modo meno ci si discosta dal paradigma, più si ottengono risultati concreti e coerenti. In qualche modo i risultati si sostengono a vicenda e vengono a formare poco a poco un quadro sempre più completo, mano a mano che aumenta il numero. Allora, naturalmente, molti metodi sono un'applicazione di una visione generale, però la dicotomia originaria non è comunque secondaria. Direi che nel Novecento, in genere, i teorici del metodo sono stati quelli che sono stati più influenzati dalla linguistica. Questo mi sembra abbastanza, chiaro. Questa bipartizione si innesca, naturalmente non si equivalgono, ma su un'altra contrapposizione che viene menzionata nelle prime pagine del libro, quella tra il quantitativo e il digitale, su cui vorrei probabilmente soffermarmi di più. Fino al 2010 Franco ha proposto l'utilità di uno studio quantitativo della letteratura. Dal settembre 2010, insomma, c'è proprio una data precisa che mi ha molto colpito, poi vi dirò perché. Invece, con una riunione fondativa del Literary Lab, dopo anni di esperimenti, la ricerca digitale si è imposta come un vero e proprio progetto di ricerca. E se anche in qualche modo prima non erano mancate le pulsioni metodologiche, cioè indicare dei metodi di lavoro, secondo me dal 2010 la metodologia ha preso il sopravvento sulla visione generale, nell'accezione dei due termini che io proponevo prima.
Ovviamente già nella sua stagione del quantitativo, Franco voleva indicare una, come dire, linea di ricerca. Si può fare in un certo modo e si ottengono determinati risultati, anzi, questi risultati sono, questi esperimenti sono replicabili. La sua insoddisfazione per i risultati delle Digital Humanities si spiega solo con un investimento diverso, davvero come se non si stesse arricchendo lo strumentario della critica, ma che cominciasse una sorta di epoca diversa, che fosse possibile veramente fare una sorta di salto conoscitivo. Ecco, nel suo racconto dei tentativi che lo hanno portato alla svolta del 2010 si avverte l'eccitazione di chi intravede per la prima volta una terra incognita. Quando si parte per una terra incognita, con tutti i rischi che questo comporta, lo si può fare solo con uno sforzo massimo, con una buona dose di massimalismo. Ecco, leggendo Falso Movimento, ho avuto retrospettivamente dei tasselli che mi hanno permesso di capire meglio questo percorso di Franco. E ho l'impressione che qualche volta, anche quando noi parlavamo, mentre lo ascoltavo, mentre lo leggevo, non capivo esattamente tutto perché, come capita, coglievo le cose che interessavano a me. E qui sono costretto a entrare un pochettino nel quadro. La data simbolo del settembre 2010, che ritorna un paio di volte nel libro, mi ha colpito perché quell'anno, poco dopo, il 1 ottobre, fino a dicembre, io sono stato a Stanford dove insegnava Franco e dove per un trimestre ho insegnato anche io, anche se ero in un dipartimento diverso dal suo, quello di lingue, non quello di inglese, e ci siamo visti spesso e abbiamo chiacchierato spesso. Ma in quel mese, nell'ottobre del 2010, mi è arrivata a Stanford anche la prima copia dell'Atlante della letteratura italiana, me curato con Sergio Luzzatto a partire dal 2005, di cui prima parlava Guido Mazzoni. Ecco, allora, del progetto avevamo discusso diverse volte anche a Torino, Roma, con Franco mentre ci lavoravamo, e ovviamente avevamo un grande debito intellettuale verso le sue ricerche per la parte geografico-quantitativa della nostra opera. Quando ho visitato il Literary Lab, ho avuto l'impressione che si trattasse dello stesso progetto. Ora invece capisco che le cose non erano così. L'Atlante era ancora il frutto del vecchio mondo, mentre Franco in quel momento si stava lanciando in una nuova sfida. Però questo ha condizionato il modo in cui ho letto negli anni successivi i suoi lavori, diciamo, meno metodologici, ma più di singoli assaggi. Ecco, devo dire, se ripenso alla prima volta che ho immaginato una cosa vagamente simile per la parte grafica a quello che poi è stato l'Atlante, devo andare addirittura ai racconti che mi faceva il mio professore di storia moderna, Corrado Vivanti, che è stato con Ruggero Romano il curatore di un'altra grande opera Einaudi, La storia dell'Italia Einaudi negli anni 70, che mi raccontava dei cartografi dell'École des Études negli anni 60, quando lavoravano con Braudel, lui era lì e veniva a far fare le mappe. E appunto queste mappe però riguardavano solo i processi economici. Io mi domandavo, ma qualcosa così potremmo farla per la letteratura? E l'aneddoto forse che posso raccontare, per quanto questo mondo è lontano da questo, una cosa che mi colpì moltissimo è che Franco mi raccontò che il geografo, mentre, Franco, scusate, Corrado Vivanti mi raccontò che mentre il geografo stava completando la mappa, a un certo punto cominciò a mettere su una piantina della Francia un paio di puntini qua e là. E Vivanti gli chiese cosa rappresenta questo, e lui dice: no, ma così non va bene, è ovvio che c'è anche qualche cosa che non è stato mappato. Qui voi capite che un cartografo che lavorava per Braudel negli anni 60 era quasi più un artista. Cioè, ve l'immaginate, questo neanche noi con l'Atlante l'abbiamo fatto, ma ve l'immaginate un digital humanist che a un certo punto dice: ma qui non è possibile che non c'è niente, mettiamo qualche puntino, perché sicuramente nella provincia francese un salotto c'è stato, nella provincia francese un convento anche in quella zona c'è stato. Aggiungiamolo, perché questo dà l'esattezza sostanzialmente, no? C'è un'invenzione dall'esattezza. Così sono fatte le mappe di Braudel. Ecco, la vorrei dire, nonostante noi ci siamo ammazzati per anni con i PDF, abbiamo provato ogni mappa, i diversi modi in cui potevamo rappresentarla, però l'Atlante, che è stato fatto, come dire, veramente prendendo gli appuntini a mano, insomma, facendo i primi disegnini e poi mandandoli all'editore perché li realizza, si appartiene a quel mondo di prima, cioè a un mondo che non ha gli strumenti digitali, che hanno cambiato queste cose. E ciò che ho capito naturalmente è che
Più di quanto non avessi capito, sinceramente, in questi 10 anni, cioè, e di quanto l'avvento del mondo digitale non abbia significato soltanto per il lavoro di Franco un'accelerazione dei processi, ma il tentativo di fare cose proprio completamente nuove, costruendo dei protocolli di ricerca completamente inediti. Il tempo del laboratorio invece del tempo della storia, detto qui da lui stesso con una punta di rimpianto per qualcosa che poteva essere perso. Naturalmente, con questo io non voglio diminuire l'importanza di questo tratto, cioè del fare cose molto più velocemente. Uno degli aneddoti che raccontano gli storici è quello che riguarda gli studi sul catasto fiorentino. C'era un professore fiorentino che ha lavorato per 20 anni a fare uno studio sistematico del catasto fiorentino, non lo aveva finito. A un certo punto ha messo la moglie e la figlia a lavorare con loro alle schede, ha riempito tutta la casa piena di schede. E poi a un certo punto, all'inizio degli anni 80, sono arrivati David Hurley e Christian Klapisch-Zuber, che con i primi computer hanno informatizzato e analizzato il catasto fiorentino. Dunque, non credo che questo lavoro di informatizzazione sia, come dire, secondario. Oggi non saprei dirvi il nome, tutti lo hanno dimenticato, no? Quelli che mi avevano raccontato l'aneddoto, no, ma insomma il nome dello storico che ha dedicato un'intera vita a un progetto che non è riuscito a chiudere. Ecco, nel 2010 stava avvenendo un salto. Ora, l'insoddisfazione di Franco mi pare che nasca dal fatto che alcune di quelle promesse non sembra che siano state mantenute. Prodotti della ricerca tanti, spiegazioni, soprattutto spiegazioni forti, poche, e una difficoltà a fare grande storia, nonostante i grandi numeri. Questo mi sembra una delle preoccupazioni maggiori. Questo perché anche alcune delle cause sono indicate molto bene nel libro, per lo scarso dialogo con la critica novecentesca, mentre le sue domande nascono proprio lì. E infatti non mi stupisce che alcuni di questi saggi possano essere veramente, come quello, non so, su Bakhtin scusate, su Bakhtin, su Dostoevskij e il tono di voce che nasceva da Bakhtin, proprio hanno l'origine lì in quel Novecento. Invece le digital humanities sono diventate una disciplina tra le altre, resa però più debole dalla scarsa memoria della teoria novecentesca. Allora, però chi ha guardato un po' più da lontano questa esperienza, perché lo faceva appunto guardando dalla prospettiva della storia quantitativa al massimo, può essere meno critico. Io sono meno critico, infatti. Le digital humanities non sono il Santo Graal, non sono la pietra filosofale, questo non c'è dubbio, e sicuramente non offrono, diciamo così, da fisici una teoria del tutto letterario, però consentono di vedere cose nuove, se applicate con giudizio e con intelligenza. E qui, come sempre, contano di più i 10 saggi buoni che non i 1000 privi di alcun interesse o addirittura sbagliati. Ecco, è verosimile dunque che entreranno nella cassetta degli attrezzi di qualsiasi studioso, il che non è poco, come filologia, come la stilistica, come il grande formalismo novecentesco. Ecco, ma proprio perché le digital humanities estendono in maniera senza precedenti i testi su cui uno storico della letteratura può ora lavorare, può essere utile guardare all'esperienza degli storici, che a queste dimensioni più vaste sono abituati almeno dal tempo di Ranke, da quando la ricerca si è spostata dalla biblioteca all'archivio. Quindi noi arriviamo con 200 anni di ritardo. Ecco, quello che ogni docente di storia insegna a laureandi e dottorati è che le risposte non sono negli archivi, nemmeno negli archivi mai sfruttati in precedenza e più promettenti, perché le carte parlino, ci vogliono delle domande intelligenti, altrimenti la carta rimane muta. E lo stesso vale per le stringhe alfanumeriche. Senza una visione generale, per utilizzare la dicotomia di prima sulla teoria, il metodo è imponente. I lavori di molti dei saggi digitali di Franco e di diversi altri studiosi dimostrano già d'ora che non è inevitabile il feticismo della macchina e dell'archivio digitale.
Per questo sono convinto che si scriveranno ottimi libri, ottimi saggi dove le digital humanities giocheranno un ruolo importante nell'argomentazione assieme ad altri strumenti, come si fa normalmente in letteratura, non per ricerca di interdisciplinarietà o per conformismo a una nuova moda, ma perché c'è uno strumento più, che credo che questo sia il modo, come dire, più saggio per valutare questa stagione e guardare avanti. Grazie. Ringrazio Gabriele Fedullà, e do la parola a Franco Moretti per la sua prima replica. Grazie Gabriele, grazie a tutti voi, molto belle, molto intelligenti queste cose che hai detto. Io adesso replico, diciamo, rapidamente perché voglio, sono anche curioso di sentire cosa dice Emanuela che viene da un'altra parte della disciplina. E poi magari ritorno su alcune cose, però l'aspetto fondamentale hai completamente ragione, più ragione di quello che puoi pensare, perché di quella prima riunione del Literary Lab, per l'appunto, io mi sono un po' vergognato di dire la frase, che in realtà fu la frase più importante che dissi durante quella riunione. Sì, gli dissi: guardate, qui parliamoci chiaro, stiamo cercando di fare un'operazione tipo scientifico. Il digitale è uno strumento di un modo di ragionare che viene da molto più lontano, che ha tanti altri addentellati, e questo nel libro lo dico. Quello che non dico in questa riunione, che tra l'altro anche questo non l'ho detto, era il 29 di settembre, lo so perché c'è un'email che mi serve, però in Italia non si può dire il 29 settembre perché proprio. Ma quello che dissi, dico: guardate, insomma, noi qui stiamo cercando di fare qualcosa di serio, e io penso che cose del tipo di quelle che dicevi, soprattutto tu alla fine, Gabriele, cioè questo è chiaro che diventa uno strumento tra i tanti che esistono, come del resto anche la cartografia letteraria, via. Questo ci riusciamo senz'altro, ci riusciamo anche così, senza impegnarci granché. Quello che vale la pena di provare a fare è, in questo eravamo quattro gatti in una stanzetta minuscola, provare a vedere se con questi metodi si riesce a cambiare la storia e la teoria della letteratura. Ora, quindi hai straragione, era un discorso massimalista, ma se no uno che lo faceva fare, insomma, cioè. Allora, questo libro è un modo per dire: vabbè, questa cosa qui non è riuscita. Sono riuscite alcune cose, e forse qui io ho un'avversione molto forte per una cosa che è tipica della cultura accademica americana, ma che sta venendo imposta da autorità anche alla cultura accademica europea, cioè il continuo suonare le trombe su se stessi, su quello che si fa, sul proprio gruppo di lavoro, così via. Che è una roba da imbecilli, che ormai è diventato anche quasi uno strumento indispensabile per poter sbarcare il lunario, che è pazzesco. Quindi ho messo la sordina a tutto quello che si è riuscito a fare, forse ho esagerato, e vabbè, pazienza, uno fa questi errori, ma ho messo la sordina perché mi sembrava che il vero rischio sia quello, appunto, di questo continuo darsi le pacche sulle spalle, le digital humanities. Questo saggio sconvolgente che cambia. Ma, qualcosa si è riuscito a fare. Non si è riusciti a cambiare la storia e la teoria della letteratura perché non ci si è provato. Poi probabilmente non ci si riusciva lo stesso, intendiamoci. Però in realtà non ci si è provato. Qui non è solo, tu hai ragionissima, la biforcazione teoria e metodo, che nel libro è presentata come teoria e pratica, in modo più alla Bourdieu, ma insomma la pratica si regge su dei metodi, l'habitus è un metodo, insomma è chiarissimo, quindi sono proprio ragionamenti assolutamente parallei, coincidenti. C'è stata questa divisione tra
tra teoria e pratica. E il punto è che il successo di questo metodo, diversamente da quello che è successo con altri metodi, perché per esempio l'importazione di metodi dalla linguistica, come tu giustamente hai detto, questa importazione ha anche fatto da lievito per ragionamenti sulla natura della letteratura e quindi della teoria letteraria. Qui non è successo. Questo è stato un po' il guaio vero della faccenda, che la pratica ha ammazzato la teoria, invece di fornire un possibile, intanto un campo di osservazione e poi così, uno stimolo, un pungolo. È diventato un sostituto. E in questo famigerato articoletto di Chris Anderson per Wired di una dozzina d'anni fa è stato, ahimè, profetico. Cioè, la correlazione ha fatto fuori la causalità. Basta e avanza la correlazione. La correlazione o altre formule di questo tipo. Quindi sì, io sono molto incattivito nei confronti di quello che è successo, perché secondo me, cioè, guardate, che arrivino un archivio e uno strumento come i database e gli algoritmi in una disciplina che è in uno stato profondamente di stallo, è una cosa che succede una volta per secolo. E secondo me abbiamo buttato a mare l'occasione. Quindi sì, io da questo punto di vista sono incattivito. Poi mi piace, mi diverte anche questo tuo atteggiamento un pochino così da... Ma ragazzo mio, ma fatelo dire da uno che ha un po' più di esperienza, le rivoluzioni scientifiche non succedono mica tutti i giorni. È verissimo, è verissimo, è verissimo. Però, guardando un po' da fuori anche, se c'era un'occasione per cambiare davvero le regole del gioco, beh, questa forse lo era. Ed è stato un peccato che, almeno per il momento, ma le cose si irrigidiscono in fretta, questo lo sappiamo, sia andata perduta. Un'ultima cosa, e poi do la parola a Emanuela. Cos'è che mi faceva, perché questo che tu hai chiamato questa voglia di salto conoscitivo, questa speranza di salto conoscitivo, perché cos'è che mi fece pensare questo? Quando per la prima volta cominciai a capire che esistevano e poi cominciai a lavorare con e poi vidi della gente con cui lavoravo attorno a me che era capace di farlo molto molto meglio di me, che esistevano dei modi di ragionare. Il primo esempio fu l'analisi multivariata, l'analisi fattoriale, quindi gli scatter plots e così via, che davvero permettevano di guardare alla realtà letteraria in un modo completamente nuovo e restando fedeli, per esempio, ecco, l'analisi multifattoriale ha reso possibile a tratti, perché poi a pochi gliene importava davvero, ha reso possibile vedere davanti a te e misurare quello che, con un termine che si usa poco, ma si può chiamare il morfospazio, cioè lo spazio delle forme, cioè vedere davvero delle distribuzioni di alternative formali. Questo, capisci? Vabbè, io ho una formazione un pochino formalista, un pochino tanto. Mi pareva effettivamente il Santo Graal, devo essere onesto. Mi sembrava, quindi, e poi vedevo, soprattutto non in me, purtroppo mai in me, ma in giovani, quasi tutti studenti e studentesse con cui lavoravo, quella che una volta ho chiamato l'immaginazione programmatica. Cioè, sapevano ragionare programmando. E questo era proprio come avere un altro senso, ma non un altro senso, un altro pezzo di cervello che a me mancava. Vedere questo, vedere appunto i morfospazi e così via, improvviso dici, ma qui veramente può cambiare qualcosa. E vabbè. Così è andata, così è andata per ora. E ora mi taccio e sentiamo che dice Emanuela. Grazie. Io abbasso un po', diciamo, il livello della,
conversazione con un aneddoto, parto da un aneddoto. In una delle prime lezioni di un corso di informatica umanistica, su due classi avevo chiesto agli studenti di prendere carta e penna e di spiegare tutte le fasi della preparazione di una frittata. E avevo scelto la frittata per diversi motivi. Uno, molto banale, stavo sfogliando in quei giorni un catalogo di fotografie di Francesca Woodman e ritrovai una pagina con una foto e un testo intitolato Ricetta invernale per la frittata frizzante alla Francesca, in cui la ricetta della frittata veniva completamente, diciamo, resa in un atto ludico, artistico, ma anche per certi versi inquietanti. Poi mi piaceva iniziare il corso partendo appunto dall'idea dell'uovo, che ha un forte significato simbolico per molte ragioni, e perché mi ricordava una delle mie citazioni preferite, che è un passo di una lettera di Jacob Grimm ad Achim von Arnim, in cui Grimm descriveva: non si può raccontare mai niente in modo perfettamente adeguato all'originale, così non si può rompere un uovo senza che un po' di albume resti attaccato al guscio. La vera fedeltà, concludeva Grimm, consiste nell'evitare di rompere il tuorlo. E questo ha molto a che fare, secondo me, con chi si occupa di modellizzazioni e di informatica umanistica, non solo ovviamente, perché sto estrapolando la citazione da tutt'altro contesto. Il terzo motivo per cui avevo scelto appunto un uovo e la frittata è che la frittata per me rimaneva sempre una frittata, e quindi pensavo che con gli studenti fossimo tutti d'accordo su come si fa una frittata, scoprendo su due classi che in realtà non c'era un terreno comune, perché ognuno aveva una sua idea di frittata, e dunque fui addirittura costretta a recuperare da Liber Liber la ricetta dell'Artusi per riuscire a trovare un metodo, un campo comune per cercare di creare un algoritmo su come si fa questa frittata. Sono esercizi che fanno tutti, ognuno con i suoi oggetti, semplicemente per spiegare a chi inizia ad approcciarsi all'informatica dei concetti basilari, come quello appunto dell'algoritmo, dell'esecuzione dei processi e anche della traduzione di algoritmi in linguaggi e la costruzione di strutture, di varie strutture che permettono di risolvere dei problemi nella maniera più economica ed efficiente possibile, e possibilmente non opaca, per riprendere appunto anche uno dei problemi che Moretti solleva nel volume. Ovviamente ogni studente ha dato una sua versione completamente diversa di questa esecuzione della frittata. Anch'io avevo provato a dare la mia versione in 19 passaggi, tuttavia il giorno prima di questa lezione, diciamo che Jacob Grimm tornava a spiegarmi che le cose erano più complesse, perché non volevo solo una frittata, un procedimento per la frittata, ma continuando a pensare, pensavo a quello che succedeva dopo, se la frittata potesse essere o non essere mangiata. Avevo, diciamo, il problema del prima della costruzione della frittata, e quindi questa frittata stava diventando un problema enorme. Ora, questa frittata, e smetterò poi di citarla, torna completamente nel volume di Moretti, che mi ha riportato completamente a questo problema, che è un problema felice e infelice al tempo stesso, perché in generale quello di cui parla Moretti, anche se, diciamo, prende spunto da esperienze, credo anche lontane dalla tradizione dell'informatica umanistica strettamente italiana, e su questo poi magari torno, però insomma tratta cose e problemi di cui effettivamente ho a che fare, abbiamo a che fare tutti i giorni. Falso movimento del film, falso movimento, Willem parte per Amburgo con un suggerimento di resistere fino a che non si può farne a meno, di non perdere né questa sensazione di disagio né il malumore, perché saranno utili quando vorrai scrivere, gli viene suggerito. Poi, quando infine arriva, conclude il viaggio sullo Zugspitze, davanti al panorama, dice, lo cita anche Moretti nell'introduzione: avevo l'impressione di aver mancato qualcosa e che continuassi a perdere qualcosa ogni nuovo movimento. Ecco, secondo me questo libro recupera queste due direttrici: un senso di disagio implicito, insomma, non esplicitato perlomeno nell'introduzione, e poi
diciamo il senso appunto del falso movimento, della conclusione di quel film. Vengono ripercorsi, non è la prima volta che Moretti lo fa, ma vengono ripercorsi questi movimenti di questi anni di lavoro nel campo dell'analisi quantitativa e Moretti ripete spesso: non ci sono riuscito, non pensavo che ci fosse niente da capire. Insomma, commenta, fa il suo diario parallelo del suo lavoro di analisi quantitativa, introducendo dunque il tema del fallimento, che è un tema di cui si discute molto in chi si occupa di informatica umanistica e di digital humanities. C'è un premio, una sezione nei Digital Humanities Awards, che premia per l'appunto le migliori riflessioni sui fallimenti di progetti di digital humanities, vengono premiati appunto annualmente. Qui si, diciamo, la riflessione sul fallimento è a un altro livello, un livello che tocca naturalmente temi che vanno al di là di un singolo fallimento su un progetto e toccano temi teorici. Però sono più ottimista rispetto a chi mi ha preceduto, perché la mia sensazione di lettura è che questi fallimenti, tutto sommato, fossero fallimenti, lezioni apprese, diremmo in termini manageriali, fino a un certo punto, perché producono di nuovo altri movimenti. E credo, lo dicevo prima, che rispetto alla tradizione dell'informatica umanistica, le digital humanities di cui si parla in questo volume siano abbastanza lontane. Vedo nella stanza ci sono alcuni studiosi, vedo Roncaglia e Fabio Ciotti, che forse poi vorranno dire qualcosa, però credo tuttavia che ci sia un grande insegnamento da trarre da questo processo, da questi, diciamo, falsi movimenti, ovvero il fatto che effettivamente nell'atto pratico, per quanto perlomeno nel panorama italiano la discussione, diciamo, critica a più livelli e con diverse sensibilità, perché ci sono naturalmente in campo diverse sensibilità, ci sono archivisti, ci sono linguisti computazionali, ci sono critici, quindi insomma ci sono diverse sensibilità, diversi diciamo punti di partenza, e talvolta è difficile anche capirsi proprio con i termini, come ad esempio molto banalmente la definizione di corpus, che può essere diversa a seconda appunto del punto di partenza. Quindi, dicevo, la mia lettura è stata una riflessione a tentare, diciamo, di non essere inghiottita in quello che poi è un sistema che c'è ovunque a livello mondiale, di grandi, diciamo, grandi acquisizioni di fondi, di bandi di ricerca, che sono veicolati necessariamente al digitale, e che producono talvolta, non sempre, però piattaforme e prodotti di cui forse ne faremo a meno a favore di una riflessione teorica più strutturata, che forse però non vincerebbe questi bandi. Quindi da un lato c'è un fatto molto pratico, come vengono visti da fuori gli umanisti digitali e a che cosa effettivamente servono nelle università in termini molto pratici. E il lusso, che non deve essere un lusso, ma che invece deve essere il motivo per cui occuparsi di queste ricerche, invece di ragionare su più alti livelli, e c'è chi lo fa. Quindi il primo punto è essere, diciamo, imparare ad essere più ambiziosi. Il secondo punto, anche se non tocca strettamente questo libro, riguardo al metodo di lavoro. Si parla sempre nelle Digital Humanities dei lavori di gruppo. Io credo che il lavoro messo a punto del gruppo di Stanford, che diciamo si può leggere in italiano nel volume La letteratura in laboratorio, è una modalità che funziona, che sembrerebbe funzionare, molto, molto interessante, che forse andrebbe adottata seriamente nei processi, appunto, nei laboratori di Digital Humanities. E infine l'ultimo punto, tra diciamo le tantissime cose che
vorrei dire, la parte tra le parti più affascinanti, anche perché l'avevo sentito a Siena ed ero rimasta letteralmente folgorata, c'è un esperimento nel terzo capitolo, credo, sulla simulazione di una rete drammatica, che è una sorta di tavola periodica delle infinite possibilità, che viene poi innescata attraverso un algoritmo, e Moretti spiega appunto i fallimenti e la definizione dei parametri di questo algoritmo. E la verifica della funzionalità di questo modello aveva dimostrato che in alcuni casi, ha dimostrato che in alcuni casi il modello può funzionare, in altri casi, come è il caso di Sofocle, il modello tendeva a sbagliare per alcune regioni molto convincenti. Quindi per farlo funzionare Moretti dice o aggiungiamo dei possiamo ad esempio provare ad aggiungere dei parametri, però in questo modo il modello rischia di essere più complesso e quindi più opaco. Dunque, somiglianza o trasparenza? Ora, chi legge questo, a me è capitato appunto leggendo questo capitolo, che in questo falso movimento si producessero altri falsi movimenti da parte di appunto di chi lo sta leggendo, tendendo a pensare a delle varianti rispetto a questa simulazione proposta, quindi ad altre realtà alternative, e quindi pensavo ad altre tipologie di algoritmi. Nel mio caso pensavo che si potessero insegnare, ad esempio, i processi alla macchina, quindi insegnare alla macchina a distinguere il testo buono, mi spiace per la brutalità di quello che sto dicendo, dal testo cattivo, e quindi proporre le nostre simulazioni alla macchina con un metodo di intelligenza artificiale, in modo che la macchina decida poi cosa sopravvive all'interno di questi modelli, innescando così l'amato da Moretti processo darwiniano di selezione, diciamo, non naturale ma artificiale della specie. Ora, questo è sicuramente un altro fallimento, è un fallimento mentale innescato durante la lettura, però è un altro movimento che genera delle domande. Quindi io, diciamo, sono contenta di aver ancora una volta potuto leggere Moretti, perché innesca delle domande, perché questi fallimenti possono produrre altre domande e forse anche incoraggiare gli studiosi di informatica umanistica e di digital humanities a intraprendere strade rischiose e a tornare, diciamo, e questo lo stanno dicendo anche molti maestri dell'informatica umanistica italiana, a tornare, diciamo, a un più solido approccio teorico alla disciplina. Grazie. Grazie mille Manuela. Grazie mille. Allora, io parlo di due cose che in parte poi si ricollegano anche a alcuni aspetti delle cose che diceva Gabriele prima. Cioè, la prima è questa, l'ultima cosa che hai detto, questo saggio sulle simulazioni. Beh, ecco, effettivamente di quel saggio sono abbastanza orgoglioso anch'io. Secondo me è una gran bella idea, non, solo in piccola parte un'idea mia. E poi io ci ho lavorato così via, e effettivamente era nato da un gruppo, perché il lavoro di gruppo ho fatto l'università molto tempo fa, sono entrato all'università nel 68 e quindi in un periodo in cui nacque l'idea dell'esame di gruppo. Esami di gruppo un paio devo ammettere l'ho fatti, e dei gruppi di studio e così via. E a me proprio non mi piace, cioè non capivo che cosa c'era di meglio nel lavoro di gruppo. Qui l'ho capito lavorando nel Literary Lab con gli studenti di Stanford. L'ho capito nel senso che un gruppo se la cosa funziona naturalmente, è più della somma delle parti. Allora, il lavoro di gruppo vale la pena di farlo solo se ha questa capacità emergente. Cosa permetta l'emergenza è un altro discorso, vabbè, magari dopo. Però effettivamente ne vale la pena se appunto il tutto, nessuno dei 5 o 8 intorno al tavolo poteva arrivare a quel risultato da solo. Ci si poteva arrivare solo in 5. Allora, qui effettivamente cambia qualcosa, c'è qualcosa di importante. L'esempio più ovvio è che uno dei miei giovani studenti sapeva
programmare e io sapevo vedere gli addentellati teorici, formali, morfologici, storici di ciò che lui riusciva o lei riusciva ad evocare con il programma. Quindi, lavoro di gruppo di questo lavoro sulla simulazione e effettivamente perché il lavoro sulla simulazione è, secondo me, forse la cosa migliore che abbiamo fatto, perché cercare di creare una realtà alternativa, che è poi il punto della simulazione, ti obbliga a scegliere alcune poche caratteristiche, tratti, nel caso in questione, caratteristiche di come funziona un intreccio drammatico, alcuni pochi parametri di variazione di queste caratteristiche, e fare questo significa di fatto abbozzare un pezzo di teoria. Non è farlo in termini puramente teorici, è farlo in termini operativi, però di fatto è ciò in cui siamo andati più vicini ad abbozzare un qualche elemento teorico in quel lavoro sulla simulazione. Non è un caso che di lavori di simulazione nelle digital images ce ne siano pochissimi, di simulazione vera e propria. Ora, e tu hai assolutamente ragione, cioè quello che si doveva, che avremmo dovuto capire era che a un algoritmo gli possono essere date come delle spinte in una certa direzione che tu, di nuovo però, queste le devi, perché quelle spinte lì, in quella direzione lì, ci deve essere una giustificazione teorico-storica e in questo modo l'algoritmo impara e si avvicina sempre di più, non perché tu stai sempre a manipolare, ma perché è premiato il movimento in una certa direzione. Questo, diciamo, è facile dirlo, poi quali spinte e in quale direzione è, perché quello è lì che l'algoritmo impara. Qui naturalmente le cose si complicano di nuovo. E va bene. Allora, la prossima volta che faccio, che mi capita di fare una simulazione, questa lezione l'ho imparata e provo a fare questa cosa. Però capisci che è una cosa, è un problema che in forme diverse si ripresenta dappertutto. Cioè, in questo caso c'è la fortuna. Perché c'è la fortuna? Perché, per esempio, già che 40 anni fa ormai Dawkins, all'inizio dell'orologiaio cieco, parla appunto di algoritmi evolutivi in questo modo. Io, cretino che me l'ho letto Dawkins 30 anni fa, non me lo sono ricordato, pazzesco, ma purtroppo è così, ma poi non te lo ricordi perché, come diceva Musil, le idee, ti ricordi le idee che l'ambiente ti rimbalza contro, le altre si perdono nell'atmosfera. E vabbè, quindi simulazione sì, poteva avere un altro esito, quest'altro esito tu l'hai disegnato molto bene e realizzarlo poi sarebbe un altro paio di maniche, però si può fare. L'altra cosa è questa di imparare dai fallimenti. Imparare dai fallimenti è ormai un mantra di Silicon Valley, ci sono innumerevoli favolette a lieto fine di gente che insomma drops out, lascia l'università al primo anno, diventa miliardaria due anni dopo, spara razzi su Marte, così via. Vabbè, queste sono appunto favolette. Tu dicevi giustamente, parlavi di alcuni aspetti di cosa possa voler dire imparare dai fallimenti. Secondo me questa è un'opportunità. Molto un'occasione ottima che la cultura letteraria ha di usare quel che è successo nei digital humanities dal punto di vista appunto della storia della teoria letteraria, di quello che si è fatto e non si è fatto, perché guardate, noi come disciplina, ma quando mai abbiamo ragionato sui fallimenti? Però l'avanzare della conoscenza, per usare questa locuzione ottocentesca, avanza pure così. Capendo cos'è che si è sbagliato.
o cos'è che non ha funzionato in ogni caso. E per me, ecco, se devo dire la verità, la cosa forse, non sono sicuro che si possa definire un fallimento, però certo era una speranza che non si è realizzata, e l'assenza, il fatto che alla lunga non si siano riusciti a realizzare delle sinergie. E questo è appunto una nota su cui finiscono molti di questi saggi. Non si è riuscita a realizzare una sinergia tra morfologia e storia. O ragioni bene sull'una o ragioni bene sull'altra. Questo è un difetto delle digital humanities o è un qualcosa che in realtà è vero per tutta la storia della letteratura, la teoria letteraria, e le digital humanities hanno permesso di portare alla luce? Questa secondo me è la vera domanda. Io in uno di questi saggi dico, ecco, io non ci riesco a fare insieme morfologia e storia, però dentro di me penso, ma non ci riesce nessuno. Allora proviamo a ragionare su perché non ci riesce nessuno. Altro esempio, norma e anomalia. Questo è il caso del saggio su Ginsburg. Anche lì sono le digital humanities che non riescono a tenere insieme le due cose, o è la storiografia intellettuale, letteraria, nel suo complesso? A me sembra la seconda cosa. E un altro esempio, tra misurazione e ermeneutica, quantificazione ed ermeneutica. Questa è la conclusione di uno di questi saggi. Era già di fatto, vedo che tra i partecipanti c'è Leonardo Impet, con cui io ho scritto abbiamo scritto insieme il saggio sulle pathos formal di Warburg, che ricordava Gabriele, e lì dove, tra l'altro, breve parentesi, lì fu un caso, un classico esempio di dove io, come un brivido, quando Leo disse ma potremmo operazionalizzare questo fatto misurando semplicemente gli angoli delle membra rispetto al corpo. Un'idea che io, ma avessi passato 1000 anni incatenato di fronte a queste immagini, non mi sarebbe mai venuta, e a lui gli è venuta appunto programmando, e quella è stata poi la chiave di volta di tutto il saggio. Anche quel saggio però alla fine noi avevamo trovato delle misurazioni e dei raggruppamenti convincenti, solidi, che diavolo volessero dire. Questo andammo in pellegrinaggio da professori dell'università dove entrambi eravamo in quel momento, a Losanna, così via. In realtà non si capiva. Poi trovammo un articolo di Maria Luisa Catoni in cui c'era una figura che proponeva una soluzione, ma è una cosa che veniva proprio da un'altra galassia. Ecco, allora, scusate, e chiudo. 3 o 4 volte mi è capitato di concludere dicendo io qui speravo che le due cose si unificassero e non si sono unificate. Bene, allora, questo forse è un tipo di fallimento su cui vale la pena di ragionare davvero, perché ha a che vedere con la natura della letteratura e della cultura e la natura dello studio che ci portiamo noi. E ha anche a che vedere con un'altra cosa. In tema di retrospezione, perdonatemi, quando io sono entrato all'università, la parola interdisciplinarietà non esisteva. Cioè fu una cosa che venne fuori in quegli anni lì. Adesso l'interdisciplinarietà è, come dire, una condizio sine qua non per ottenere un qualsiasi grant, rispetto, è proprio la nuova normalità. Ecco, a me sembra che in questa ormai semisecolare ascesa dell'interdisciplinarietà si sia sempre dato per scontato che l'interdisciplinarietà debba essere la combinazione di due discipline, cosa che in molti casi, non so, le biotecnologie funziona perfettamente, e naturalmente ce ne sono molti di esempi di questo tipo. Forse, soprattutto nelle discipline umanistiche, abbiamo un po' raggiunto il punto in cui l'interdisciplinarietà sta diventando un po' una pappa. E
c'è più vigore intellettuale nel capire perché due discipline non si possono unire che nel cercare di trovare un modo di unirle a tutti i costi. Questo, ecco, se io dovessi scrivere un epilogo a questo libro, che ormai non posso scrivere perché il libro è uscito, sarebbe credo proprio questo. Cioè, tutta questa faccenda mi ha anche fatto riflettere sul fatto che forse, essendo l'interdisciplinarità divenuta davvero la nuova norma, come tutte le norme, va sottoposta a critica e possibilmente scardinata. Se questo libro è un piccolo contributo a cambiare questo aspetto, che io trovo francamente deludentissimo del panorama intellettuale corrente, sarebbe una buona cosa. Bene. Ringrazio Franco Moretti, Gabriele Bedullà e Emanuele Carpè per il loro a questo punto chiedo a Gabriele e Emanuela se vogliono ulteriormente intervenire e chiederei anche alle persone che sono collegate se desiderano porre delle domande. Per farlo potete prenotarvi in chat oppure eventualmente potete presentare la domanda in forma scritta usando sempre la chat. Volevo sentire da Gabriele e da Emma se c'erano ulteriori interventi e considerazioni da fare. Ma forse ora conviene allargare il tavolo dei partecipanti, poi magari se capita volentieri, certo. Sì, ecco, nell'attesa che il tavolo si allarghi, chiederei a voi di tenere brevemente la parola. Altrimenti posso anch'io dire delle cose. Ok, allora guarda, va, un letto. L'altro giorno leggevo un lungo saggio sul New York Times sui giocatori di poker. Che ho letto, io non so giocare a poker, farei il pollo qui con credo tutti i 60 presenti. Però mi interessava perché ho visto nel titolo che era l'applicazione dei computer al poker moderno. Il poker moderno è cominciato quando è cominciato il Literary Lab. Questo è una delle, questa è, come dire, vi faccio un pezzo che ho lasciato fuori perché mi sembrava troppo lungo e non volevo avere troppa aneddotica soltanto. Ecco. Ma insomma, era un'altra direzione da cui potevo partire. Cioè, secondo gli specialisti di poker, il poker, come dire, come si gioca oggi, è cominciato 10 anni fa. Cioè, è cominciato quando finalmente i giocatori di poker sono riusciti a utilizzare gli strumenti informatici. Allora, la storia del rapporto tra poker e informatica, simulazione del gioco semplificato e matematica, teoria dei giochi, è antica. Risale al 1944, il famoso articolo di von Neumann, qui intitolato una delle strade qua vicino dove mi trovo io adesso. Soltanto che i giocatori di poker hanno ignorato questo testo fino agli anni 80. Negli anni 80 è stato utilizzato, qua l'arrivo dei primi computer potenti, da alcuni ricercatori, alcuni dei quali poi sono messi a giocare a poker e a vincere, come dire, no? Sfruttando la buona matematica appresa. Soltanto che fino al 2010, raccontava questo testo, di fatto i risultati erano ancora non sufficientemente buoni. Da quel momento sono stati anche sviluppati dei software che si possono comprare per $200 e che dicono sostanzialmente quando si deve bluffare, perché tutto il centro della riflessione di Neumann è che il poker non è legato, si guadagna al poker attraverso il bluff, perché tendenzialmente in una partita infinita capitano tutte le stesse carte, quindi sì, possiamo essere più fortunati, meno fortunati, d'accordo, ma la fortuna gira, è col bluff che si vince. Lui era interessato a questo perché secondo lui era una simulazione dei modelli economici, quindi da lì viene naturalmente tutta la teoria dei giochi applicati all'economia. Perché naturalmente questa storia mi divertiva? Perché l'articolo si concludeva
L'articolo lunghissimo, sarà stato di 20 cartelle, che non sia uscito in realtà sul, io l'ho letto online, ma doveva essere uscito sul settimanale del New York Times. Si concludeva intervistando una serie di grandi giocatori di poker superati dalla svolta del 2010. Ecco, allora io a un certo punto dico: ah, vabbè, meno male adesso Franco, come dire, riconosce i rischi di questa cosa, perché se no io dovrei fare il vecchio giocatore di poker, in quanto quello che ha fatto l'Atlante, no? Nel 2010, che dice: no, ma quello era il modo giusto, ricollegarsi alla grande tradizione, stare lì a mettere il puntino dove non ci stava, come faceva il cartografo di Brodelle negli anni 60. Ecco, era, devo dire, l'elemento, come dire, che riporto da questo aneddoto è soprattutto quella sorta di coincidenza, cioè nel 2010 come momento in cui da un lato due categorie, forse più idealisti gli appassionati di letteratura che gli appassionati di poker, con cui ho visto che si guadagnano decine di milioni di dollari se si gioca bene, però è nello stesso momento, come dire, che partono queste due cose. Ecco, forse la coincidenza merita di essere, se non altro, separata, segnalata, scusa. Grazie Gabriele Pedullà e do la parola a Fabio Ciotti che si è prenotato attraverso la chat. Sì, grazie, grazie dell'occasione di poter intervenire. Devo dire che sono stato anche in parte chiamato in causa prima dalla cara Emanuela Garbè. Inizio questo mio piccolo intervento con una critica che è più terminologica che altro all'uso di Digital Humanities, perché ecco, io me ne occupo da ormai 30 anni, 40 anni, e tra l'altro cominciando con un libro, con un'analisi letteraria del turno di Pirandello, di cui mi fu relatore il padre di Gabriele, per cui il quale ovviamente allora all'epoca stava in Rai, assolutamente non aveva nulla a che fare con l'informatica, però aveva molto a che fare col formalismo, e questo in un certo senso è molto, molto interessante. Dicevo perché Digital Humanities è un termine che oggi peraltro sta anche in fase calante nelle mode culturali, ma che indica gente del tutto disparata. Io ho curato, ho coorganizzato scientificamente l'ultimo convegno in presenza dell'Associazione Internazionale di Digital Humanities, lì ci sono qualcosa tipo 700 interventi che spaziano dall'antropologia culturale fino all'arte, passando per la letteratura, e appunto preferirei, quando parliamo di queste cose di cui si è occupato Moretti, di cui Moretti è stato sicuramente l'elemento trainante nella svolta d'inizio secolo, un'altra terminologia, o computational literary studies o distant reading, perché poi la proposta di Franco di ormai 20 anni fa, anzi 22 per la precisione, che era una proposta che nasceva peraltro in un contesto non legato per nulla all'informatica, no? Però è poi diventata un'etichetta disciplinare a indicare un particolare modo di trattare la letteratura con i computer e con gli approcci quantitativi, perché badate bene, questa roba si fa da 50 anni. Fortier cominciò ad analizzare la stilistica della poesia francese nel 1969. Il libro di Burroughs su Computation, intitolato Computation into Criticism su Jane Austen, è del 1987, peraltro preceduto da saggi ben precedenti. Qual è stato il cambiamento che è stato promosso da Franco, e prima di tutto per la teoria e non per la pratica? È appunto questa idea di guardare la letteratura da un lato diverso. E poi ovvio che l'informatica ha reso possibile tutto ciò, perché non sarebbe stato possibile fare altrimenti, cioè studiare 1.000 romanzi con tutta la buona volontà che uno si può, di cui uno si può dotare, è impossibile fisicamente, ma sarebbe anche di una noia mortale, perché gran parte di quei 1.000 romanzi, 1.000, 2.000, 5.000, anche di più, sarebbero illeggibili francamente oggi. Forse qualche volta si trovare una qualche chicca sconosciuta, ma insomma, di quei migliaia di titoli che Franco ha studiato nel suo bellissimo saggio sui titoli, insomma, chiunque di noi avesse avuto occasione di leggerli sarebbe fuggito immediatamente dopo pochi minuti, perché insomma è impossibile arrivare. Ora, però, invece analizzarli come oggetti, come individui di una popolazione, utilizzando il computer e gli approcci statistico-quantitativi, è qualcosa che cambia. Ora, non vorrei essere troppo lungo, ci sarebbe da dire moltissime cose sugli ultimi saggi raccolti nel volume di Moretti,
Io l'ho letto proprio l'altra sera, ho finito di leggere, ci siamo scambiati delle mail proprio con Franco su questo, l'ho trovato molto bello, e però non ho trovato, cioè sì, è chiaro che è un auto da fé, un'autocritica di ciò che non si è potuto fare, però non l'ho trovato così distruttivo come in parte può sembrare. Quello che mi sembra emerga però è che il tentativo, che Moretti prima di tutti, ma anche altri, ma non tutti, dei grandi, diciamo, protagonisti di questo settore di studi hanno fatto, è quello appunto di cercare la consilienza, la convergenza. Io l'ho chiamata consilienza in un saggio che è uscito da poco su Testo e Senso, cioè l'idea di poter mettere insieme ermeneutica e approcci computazionali, no? Di salvare la capra e i cavoli, insomma, per dirla con una terminologia molto più spiccia. E io mi ricordo la prima volta che lessi i lavori di Moretti e poi scrissi una cosa che uscì su si discusse in un convegno, peraltro organizzato a Siena da Stella, che poi uscì su la rivista curata da Stella, appunto di comparatistica. Anch'io ero convinto che bisognava far convergere la tradizione della teoria letteraria del Novecento, soprattutto quella formalista e strutturalista, con i nuovi approcci computazionali, che lì sarebbe stato, no, il punto importante, peraltro saltando ovviamente gli ultimi 30 anni in cui a partire dalla decostruzione, poi passando per tutte le varie forme di studi culturali e o studi del grievance studies, insomma così intesi, no? Che hanno portato ovviamente lontano da quell'approccio formalista, però insomma l'idea è, andiamo lì, andiamo a vedere quello che dicevano Slowski, forse è troppo lontano e troppo semplicistico, peraltro, ma andiamo a vedere quello che dicevano gli strutturalisti russi, Bremon, in parte Mukharovskij, e altri, perché lì ci sono cose interessanti. Io, ecco, oggi non sono molto più convinto di questa cosa. Io credo che siamo di fronte proprio a una divaricazione netta nell'approccio allo studio di un fenomeno che è la produzione culturale della specie uomo. La storia della letteratura, la critica letteraria, la studia con quel metodo che è l'analisi, la lettura, l'interpretazione, l'ermeneutica, che peraltro è sempre irriducibilmente legata all'individuo che fa il critico letterario. Nessuno di noi, di voi, io non sono mai stato critico letterario, sono nato, cioè, poi ho subito fuggito da questo mondo. Nessun critico letterario riesce o vuole in qualche modo uscire dalla propria individualità del giudizio, per esempio, no? Assolutamente. Ora, qui invece ci troviamo di fronte a un approccio che secondo me è completamente distante, e lo stesso Franco lo scrive, no? A un certo punto, lamentandolo però, questa cosa, adesso me lo sono preso l'appunto, mi pare che nel secondo saggio raccolto adesso non lo trovo più. Sì, usa poi ancora la metafora, giustamente, di Dioniso Apollo, no? Avete dovuto sapere, l'interpretazione trasforma tutto ciò che tocca, un assoluto rispetto per l'idea del punto d'onore per il lavoro quantitativo, sono impulsi antitetici. E poco più avanti scrive, per alcuni tanto basta, per altri è fin troppo, per me è quel che speravo, ma il lavoro critico ha una sua logica e dobbiamo cercare di capire che cosa stiamo concretamente facendo. Quando studiamo la letteratura, invece di evocare una sintesi che nessuno ha mai neanche intravisto, non c'è niente di male se un campo così delicato, complicato, scusate, come la letteratura viene studiato da due prospettive del tutto indipendenti. Dunque, Moretti si accorge che qui c'è una divaricazione di approcci allo stesso oggetto, esattamente come l'anatomia comparata convive con la biologia molecolare. Sono due campi che sono completamente irrelati l'uno rispetto all'altro nel modo in cui trattano lo stesso oggetto, ma convivono e riescono poi, in un sistema che è quello della biologia, a parlare del funzionamento degli organismi biologici. E questa è una metafora che riprendo da un altro dei grandi studiosi del campo, che è Ted Underwood, nella sua introduzione a Distant Horizon, che è un libro, forse il più miglior libro del distant reading, del computation theory studies, uscito negli ultimi 15 anni. Meglio di quello di Enumeration di Andrew Pape, che è anche un ottimo libro. Per cui ci sono state anche belle cose scritte da colleghi, soprattutto nordamericani.
Ma c'è poi tutta un'area in Europa che ha fatto anche cose interessanti, Fotis Giannidis in Germania, insomma, cioè, ormai il campo produce una quantità sterminata di lavori, e i lavori che giustamente critica Moretti nel suo quarto capitolo, se non sbaglio, peraltro con uno stile che ricorda il famoso articolo, per chi si occupa del campo, di Nancy Da, una comparatista, credo di origini coreane, che fece un attacco durissimo su Critical Inquiry alle digital o computational literary studies, però cercando di trovare gli errori statistici, no? Gli errori nei metodi, e andando a studiare 10 o 15 dei grandi pezzi usciti negli ultimi anni, dicendo qui sbagliano qua, creando un grande dibattito. Per cui credo che sia molto interessante quel lavoro, come soprattutto anche questo di Moretti, perché si va nel merito. Se si usa un metodo quantitativo bisogna studiarlo, capirlo. Se si usa topic modeling bisogna sapere come si fa topic modeling, cosa vuol dire topic modeling, cosa vuol dire topic modeling, e poi vedere se quella cosa funziona teoricamente e o se è stata applicata. Però ritorno e concludo. Secondo me Moretti però qua coglie il punto, cioè ci siamo, siamo di fronte a questa divaricazione e possiamo utilizzare questi modi per capire la letteratura a un altro livello. E non è nuova la cosa, perché la cosa è successa anche con la svolta cognitivista degli studi letterari avvenuta 20 anni fa, grosso modo. Anche lì un settore innovativo, un rapporto con la scienza. Dopodiché ci si è trovato di fronte a chi cercava di fare critica letteraria facendo appello alla cognizione, ai metodi cognitivi. Con tutto il rispetto, non ci si riesce. Quello che esce fuori è o buona critica letteraria con un po' di ammennicoli retorico linguistici di cognitivismo o un'altra cosa. Ecco, io credo che chi vuole fare seriamente questi studi deve fare quest'altra cosa. E dove la va a trovare la teoria per quest'altra cosa? Anche qui sono d'accordo con Moretti, insomma, il problema della teoria è fondamentale. Io ho sentito delle cose talvolta nei convegni che frequento di digital humanities, di gente che usa questi metodi, fa elaborazioni statistiche bellissime, ma poi uno gli chiede: ma perché hai fatto questa cosa? E non ti sanno rispondere, non so, sono nemmeno posti il problema. E in cui c'è appunto anche un approccio che è quello dell'università americana, ma poi l'università cinese, l'università lì sono ancora peggio, cioè non vi rendete conto di quanto sono produttivisti tutto il mondo delle università del sud-est asiatico, che fanno paura, lì altro, gli americani in confronto sono come i napoletani per noi italiani, ci mancherebbe. Allora, dicevo appunto, questa divaricazione è una divaricazione che va tematizzata, e allora la teoria dove la andiamo a cercare? E qui Moretti è stato un'altra volta maestro. Io credo che l'idea appunto di andare a cercare la teoria non nella nostra tradizione, che come diceva Slowski bisogna sempre saltare dalla generazione precedente e andare agli zii. Questa è una cosa che mi ricordo, citò Pedulla Padre durante le lezioni, non ho più ritrovato questa citazione mai, né in Slowski né in Pedulla. Forse è un mio ricordo falso, non lo so, bisognerebbe sentire se si ricorda ancora, però perché l'ho cercato veramente, perché mi piaceva questa idea, no? E andare appunto a cercare teoria un po' altrove. Questa idea di andare a cercare nella teoria dell'evoluzione è una cosa interessante. Può produrre risultati, può dare un inquadramento teorico della letteratura a un certo livello di descrizione. A quel livello là può funzionare. È chiaro che non mi dirà mai perché per me è migliore Gadda di Calvino, o perché ha avuto maggiore influenza sulla cultura del Novecento letterario Proust rispetto a Joyce. Non ci dà questa risposta, ovvero ce la può anche dare parzialmente, ma a un livello di descrizione ripeto tutt'altro. E poi ancora una volta recupererei il rapporto con il cognitivismo. Detto questo, poi ognuno può avere le sue preferenze. La sociologia della letteratura, tradizione anche questa lunga, peraltro Ted Underwood appunto vuole diventare un sociologo della letteratura fondamentalmente. Noi per fortuna abbiamo anche molto da dire su questo, no? Io mi ricordo, studiai con la Pagliano Ungheri tanti tanti e tanti anni fa. Però ecco, credo che questa idea della divaricazione che Moretti tematizza, e che però con grievance, no? con dolore, no? Dice: non sono riuscito a mettere insieme le cose. Forse bene, non possiamo metterle insieme, ci sono due strade che coesisteranno e che vedranno la letteratura da diversi punti di vista. Grazie. Grazie Fabio Ciotti per questo intervento. Volevo sentire se Franco Moretti voleva replicare, intendeva replicare. Ma sì, io posso replicare molto rapidamente, così magari sentiamo qualcun altro.
verissimo e ci sono stati per il libro di Burroughs su Jane Austen, continua a essere una delle cose più belle di lavoro quantitativo che siano mai state fatte, secondo me. E sulla questione della divaricazione, beh, sì e no, cioè io non credo che le cose, il problema è che, come tu hai detto, anatomia comparata e biologia molecolare sono due campi completamente diversi, ma che però in realtà fanno parte di un'unica impresa di conoscenza. Ecco, a me sembra che qui sia però una situazione in cui non fanno parte dello stesso campo di conoscenza. Non riescono, il lavoro quantitativo, soprattutto una volta che la matematica e la programmazione entrino in forma massiccia, e viceversa le tecniche morfologiche e ermeneutiche precedenti, non mi sembra che riescano a creare un tutto. Di questo, ma credo di averlo spiegato, ma se non mi sono spiegato bene lo dico ora, questo inizialmente l'idea di una teoria del tutto, sì, era la mia speranza, e chiarissimo da dove veniva. E adesso non lo è più, mi va bene così, ma vorrei ragionare un po' di più e un po' più a lungo su che cosa vuol dire quando delle persone che lavorano sullo stesso oggetto hanno dei risultati così difformi gli uni dagli altri. Insomma, un qualche interrogativo questo lo pone, secondo me, e possono diventare degli interrogativi interessanti. Hai citato una frase del mio pezzo, la conclusione del pezzo La strada per Roma, di cercare di capire cosa stiamo concretamente facendo. Ecco, questo in parte già nella risposta a Gabriele era, in più quando io ho detto a me ha interessato in questo libro parlare della pratica, di ciò che effettivamente è una cosa che salta fuori in diversi saggi. Questo ha un aspetto, l'aspetto intellettuale, quello che abbiamo discusso prima, la differenza tra teoria come visione delle cose e metodo come modo di lavorare sulle cose. C'è anche un altro aspetto, cioè studiare le pratiche significa fare una piccola antropologia della disciplina. E questo a me è risultato interessante. Ecco, quanto in questi lavori, in numerosi di questi lavori, sia stato spinto dalla forza delle cose, dalla forza di quello che volevo capire, a convincermi che il modo di lavorare era in realtà il vero messaggio del campo di studio. In questo, il lavoro è completamente diverso dal saggio di Nanda per Critical Inquiry. Lei vuol dire che quelli hanno sbagliato, e vabbè. Poi ha dovuto ritrattare perché ha fatto delle critiche, tra l'altro, sballate, soprattutto a Underwood. E vabbè, ha ritrattato A me certe conclusioni non mi convincono, ma non si tratta di errori, si tratta di strade che io non condivido, ma voglio descrivere bene la strada. La voglio descrivere come un processo che porta a delle conclusioni e per delle ragioni. Cioè, io credo che sia sbagliato, e beh, evidentemente anch'io ci metto in mezzo l'errore, quindi io credo che sia sbagliato ridurre una popolazione a un trend line, a una linea di regressione. Però capisco perché si fa, e capisco anche la forza che questo può avere dal punto di vista intellettuale. Credo che si debba resistere a questa forza, si debba cercare delle alternative. Però non è semplicemente un errore, non è un errore di calcolo. È una scelta intellettuale che a me sembra condurre da una parte dove non si deve andare, perché poi si perde di vista quello che effettivamente si voleva studiare, tutta la popolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo punto di vista la cosa è molto diversa. Tra l'altro, qui concludo, è complicato. Quel saggio in cui appunto ricostruisco insieme a Oleg Sobchuk
varie direzioni prese dalla storia, dalla morfologia delle digital humanities, quel saggio lì inizialmente non voleva mica essere quello. Noi avevamo un'altra idea. Oleg soprattutto, molto più avanti di me su questo, io però anche da parecchio tempo, abbiamo appunto un'idea che sarebbe bello provare a costruire una teoria evoluzionista della storia della cultura e della letteratura. Benissimo. E allora l'idea era: prendiamo un centinaio di saggi migliori delle digital humanities degli ultimi 10 anni e vediamo se questi dati che loro hanno raccolto, non al fine di costruire una teoria evoluzionistica della, una storia evoluzionistica della cultura, vediamo se su questi dati si possono effettivamente utilizzare a questo fine. Poi abbiamo capito che era troppo, quando uno seleziona i dati per altri fini, non puoi prenderli semplicemente e storcerli in un'altra direzione. Certe volte si può fare, ma di norma è difficile. Però a quel punto era un annetto che stavamo ragionando su tutti questi saggi, allora abbiamo detto: vabbè, cerchiamo invece di capire che cosa effettivamente è successo, e da lì è nato poi questo pallino un pochino di ricostruire. Per cui, come dire, anche tu, Fabio, hai appunto un articolo recente proposto che questi studi prendano la direzione dell'evoluzionismo. Buona fortuna, perché finora io non vedo neanche un barlume di ciò. Sì, un paio di cose, ma proprio interesse per la grande spiegazione teorica, e specificamente per quella grande spiegazione teorica lì, io non lo vedo intorno. Poi tutto può succedere. Ci sono interventi tra coloro che ci stanno ascoltando. Potete chiedere la parola intervenendo in chat, potete anche porre la vostra domanda in forma scritta, se lo desiderate. In attesa che qualcuno apparisi, faccio un intervento io. A partire dal primo saggio e apertamente teorico, La strada per Roma, ermeneutica e quantificazione. È molto chiaro che uno degli interessi maggiori dell'approccio quantitativo riguarda il tentativo di rovesciare due assunti con i quali la critica letteraria continua a lavorare e la critica letteraria tradizionale continua a costruire. Il primo è l'assunto del canone, cioè la frase citata da Franco in apertura di questo saggio, Schlossky, che parla di Tristan Shandy e dice: Tristan Shandy è il più tipico dei romanzi. Sì, perché? Sulla base di cosa? Una volta calata questa impressione dentro uno schema rigidamente quantitativo, che cosa rimane di questa impressione? E il secondo elemento è appunto l'impressione, cioè l'elemento di intuizione che è ineliminabile dalla critica letteraria così come si pratica oggi. Quell'elemento di intuizione che poi Franco stesso mette all'opera quando comincia da un brano di Hemingway che interpreta attraverso una intuizione stilistica, di critica stilistica, la ridondanza paratattica di Hemingway sta per qualcosa. La controobiezione del critico quantitativo è: questa tua intuizione va vista sulla base di uno stato generale del campo che solo una rigida analisi quantitativa del modo di scrivere e costruire i racconti americani degli anni 20, tutti i racconti americani degli anni 20, ti può dare. Questa sfida che la storia quantitativa della letteratura pone alla critica letteraria realmente esistente è affascinante e insiste su che dico in termini vetero-ermeneutici, è quella tradizionale, tradizionalmente esplicata dalla coppia monumento-documento, cioè ogni monumentalizzazione di un testo
estrapola il testo medesimo dalla serie equivalente dei tendenzialmente infiniti documenti che la storia letteraria ha prodotto. Ora, il tentativo di istituire una dialettica tra quantità e qualità, per dirla in termini filosofici e hegeliani, e risolverla in termini quantitativi, finora non ha prodotto i risultati che un approccio rigidamente quantitativo sperava di poter produrre. E semplicemente io dubito che ci sia un elemento qualitativo, carismatico, gerarchico di tutte le costruzioni simboliche umane, è probabilmente immanente a queste costruzioni simboliche. Noi lo possiamo forse spalmare sul campo sociologico, arrivando, diciamo, ad una trascrizione quantitativa di un approccio sociologico alla Bourdieu. Una trascrizione rigidamente quantitativa di un approccio sociologico alla Bourdieu che continua a contenere forti elementi di intuizione, ma questo elemento gerarchico, carismatico delle produzioni simboliche non lo possiamo eliminare. Per cui Proust non lo spiegheremo mai attraverso l'intersezione di serie quantitative. Temo questo. Dico Proust per citare uno dei tanti autori di cui si parlerà molto nel 2022 insieme a Joyce Eliot. Avrei potuto citare questo, sarebbe stato lo stesso. Sì, devo dire che uno studio buono di critica computazionale che è uscito in America un annetto o due fa è proprio sull'Ulisse. È piuttosto buono. Poi l'autore ha anche un po' una passione per la numerologia, allora, come dire, gli prende un po' la mano questa, cioè dal quantitativo si passa al numerologico, è un po' quasi una sorta di zodiaco joyciano, e questo a me mi ha convinto un po' meno, come gli ho anche detto. Però hai ragione, ma del resto non è lì. Lì, insomma, ci sono stati dei lavori di transizione, come appunto il libro di Burroughs su Jane Austen, che è veramente un gran bel libro. È un libro, tu lo senti che è un libro all'inizio di un tentativo, perché ancora si occupa di una sola autrice. E ora non ci verrebbe proprio più in mente, si lavora su canoni che possono anche, su corpora, che possono anche non essere sterminati, ma comunque che il principio di selezione è diverso, può essere casuale, può essere ragionato in un modo o nell'altro, ma insomma sono sempre criteri diversi. Quindi non c'è dubbio. Qui, io lo ripeto, il problema è capire quello che è capire il significato dei differenti risultati a cui arrivano delle discipline. Allora, io ecco, gerarchico è una cosa che capisco un po' meno, mentre invece documento-monumento effettivamente è una di quelle coppie di opposti, cioè di opposti, che poi possono essere concettualizzati come opposti, che effettivamente segnalano la distinzione tra i due campi. Insomma, ci può essere un grande futuro se si impara a dire questo tu lo sai fare, io non lo so fare, però lo so fare questo e tu non lo sai fare. Ho qualcosa da imparare io da quello che sai fare tu e viceversa. Io qui dico, io e tu, poi io mi sono trovato da entrambe le parti la barricata, per cui non, è un io e tu puramente grammaticale, non siamo Guido e Franco in questo momento, ma mi sembra che la sfida sia un po' questa. E che Proust come Proust probabilmente sarà sempre più vantaggioso studiarlo all'interno della tradizione ermeneutica,
Però Proust all'interno del romanzo francese del XX secolo forse conviene studiarlo sotto un altro angolo. Federica Perazzini ha chiesto la parola Grazie. e può intervenire, ecco, se, al microfono. Mi ha Allora, facoltà. ne ho facoltà. Buonasera, buonasera a tutti. In realtà è una domanda, un commento, perché io non credo che si possa, cioè, questo Franco lo sa, nel senso quello che lui e il suo gruppo di lavoro al Lab e quello che sta continuando a fare adesso non può essere messo sotto, diciamo, l'etichetta ombrello di Digital Humanities, perché appunto c'è un disegno e anche uno scopo che va, secondo me, ben al di là di ciò, e questo, secondo me, si vede poi nei lavori, che poi non a caso, insomma, i migliori abbiamo visto, insomma, quelli più convincenti sono poi quelli che portano, no, la sua firma per ovvi motivi, insomma, perché prima ci si domandava che cosa fa funzionare il gruppo, che cosa determina l'emergenza di queste sinergie che vanno a, lo sappia, cioè, una buona guida, perché se no è un grande brainstorming e basta. E invece, insomma, quello che accadeva al lab era anche brutale certe volte, però insomma sicuramente c'era una guida forte che ha dato molto a tutti. Io in realtà, quindi questo era un attimino anche in collegamento a quello che diceva Fabio prima, che era un intervento effettivamente molto interessante. Io invece mi domando quanto questo saggio, o comunque questo articolo di Anderson, che mette in luce poi questo nodo fondamentale tra correlazione e causazione, il nesso causale, quanto questo possa aver impattato e influito anche sulla presa, diciamo, di coscienza, chiamiamola così, di questa impossibilità, tra virgolette, di andare oltre, di questo limite. Io che, insomma, provo a lavorare, ho provato a lavorare, cerco sempre di utilizzare il metodo quantitativo per, insomma, negli studi, poi nella letteratura inglese, nella storia letteraria. Io, quel saggio a me, come dire, quell'articolo a me mi ha segato le gambe completamente, perché appunto mi ha messo davanti a un grande limite, che deve poterci bastare l'esplorare, il descrivere determinate cose senza poi andarle a spiegare, che è completamente andarle a interpretare. E quindi questo, però, insomma, volevo sapere quanto questa affermazione, quanto questo gioco di correlazione e causazione ha avuto poi invece un ruolo nella tua riesamina, Franco, del lavoro fatto finora. Sì, ma guarda, questo articolo sì, io lo detesto, come è chiaro, ne ho parlato male in diverse occasioni. È un articolo che io non so quante persone che poi lavorano in questo campo abbiano letto, però qui il problema è un pochino diverso. Oggi stavo leggendo un libro, secondo me molto bello, uscito su come i diagrammi hanno permesso ai greci di inventare la matematica, in cui all'inizio l'autore parla di Kuhn e del paradigma e del fatto noto che non si è mai capito che cosa sia questo paradigma. Kuhn l'ha spiegato, non l'ha mai spiegato, o per meglio dire, l'ha spiegato in 10 modi diversi, e quindi insomma, non. E lui, naturalmente, Netz, Reviel Netz, ha a sua volta. E lui diceva, si è confuso, Kuhn stesso confonde il paradigma con una credenza, ma in realtà un paradigma è per appunto una pratica, molto più che una credenza. Ed è una differenza importante, perché mentre una pratica la si può svolgere con successo anche in assenza di formulazioni esplicite, una credenza non può esistere in assenza di formulazioni esplicite. Quell'articolo di Anderson appartiene al livello delle credenze, cioè lui ha fatto una sua dichiarazione di fede,
molto del lavoro nelle digital humanities, secondo me la stragrande maggioranza del lavoro delle digital humanities, si è comportato come se seguisse la credenza di Anderson, ma senza citare Anderson e probabilmente senza neanche conoscerlo o averlo letto. Semplicemente si comporta come se. Del resto, l'articolo di Anderson stesso aveva elevato, aveva, diciamo, messo in parole, in proposizioni, quello che già stava succedendo intorno a lui. Quindi non è che la pratica esisteva prima della proposizione che l'ha descritta, diciamo. E le pratiche sono micidialmente forti. Le credenze, proprio perché si devono esprimere in proposizioni esplicite, possono essere discusse e in genere alla lunga vengono discusse e quindi vengono criticate. Le pratiche non sono aperte alla critica, le si può criticare, ma non fa parte del gioco della pratica. In questo appunto c'è una piccola differenza con il metodo di cui parlava Gabriele. E tutte le pratiche sono dei metodi, ma il metodo è come se si trovasse a metà tra queste due sfere. Della credenza e della pratica. E le pratiche sono, mi verrebbe da dire, invincibili, nel senso che non le vinci con degli argomenti. Non è con il ragionare che tu le cambi se si afferma un altro modo di fare le cose. E questo può essere micidialmente difficile, eh? E in realtà non succede fino a quando la pratica non va a fondo, fino a quando appunto la pratica, che è poi quella che Kuhn chiamava la scienza normale, la critica normale, le digital humanities normali, devono cominciare a produrre una massa di detriti, di stranezze, di sciocchezze. Allora a quel punto, per citare di nuovo Kuhn, si dà una chance a un concorrente. Ma finché questo non succede, una volta che una disciplina ha assunto un suo modo di fare le cose, non la schiodi. Ma non è colpa delle digital humanities, succede a tutte, succede alla filologia romanza, succede all'astrofisica, succede dovunque. Insomma, una risposta un po' lunga alla tua domanda, Federica, ma del resto tu sei forse l'unica persona qui che ha passato qualche mese a lavorare lì a Stanford, quindi sapevi come andavano le cose. Com'era anche difficile cercare di evitare di cadere in questa specie di solco della pratica, che spesso c'era attorno a noi. Brutale, però brutale, brutale, non esageriamo. No, vabbè, ovviamente. Fermo. Fermo, giusto. Ci sono altri interventi da parte del pubblico? Se Gabriele Pedulla e Emanuela Carbè vogliono aggiungere qualcosa, possiamo eventualmente ridare loro la parola, altrimenti mi avvierei alla conclusione. Siamo arrivati a quasi un quarto alle 11, abbiamo discusso 1 ora e 45 minuti. Minuti di argomenti molto interessanti, è stato un dibattito vivo e partecipato ed è stato uno straordinario inizio della nuova stagione di Extrema Ratio che a questo punto seguirà di volta in volta anche le uscite della collana Extrema Ratio. Creando così una sorta di doppio dialogo e anche la possibilità di ascoltare da parte del pubblico, lettori, impressioni, idee che i volumi della collana saranno capaci di suscitare. Io ringrazio coloro che hanno assistito alla presentazione di Falso Movimento di Franco Moretti, ringrazio Franco Moretti. Ringrazio Emanuela Carbè e Gabriele Pedulla per la loro partecipazione e vi do al prossimo incontro di Extrema Ratio che ancora non è stato
fissato, ma che si spera possa non tardare troppo. Dunque, buona serata e a presto.